cornice, cioè siamo sempre qui tutta avanti a cornice al convento. Siete diventati tanti, si sente? Dice che devo tenere il microfono così, si sente? Ciao! Allora, innanzitutto ringraziamo Mamma Grazia, Raisa e Adrian Sherwood che hanno fatto uno spettacolo strepitoso. E prima di introdurre il prossimo artista che è molto molto atteso. Sì, ciao Sofia, ciao ragazzi, tutto a posto? State bene? No, e il So What Festival non è solo musica, è street art e noi volontariamente vogliamo cedere questo palco a qualcuno che ha qualcosa di importante da dirvi. Vorrei chiamare sul palco Mauro dei No Tap. No Tap! Diamo voce! Perché probabilmente è un messaggio importante, poi prenderete voi le vostre decisioni. Mauro! Buonasera a tutti, sì, So What non è soltanto musica, è anche impegno sociale. Conoscendo i ragazzi che hanno messo su tutto questo qui, ve lo posso assicurare. Quindi ci danno questo spazio, li ringraziamo e a loro nome vorrei anche portare la solidarietà al popolo palestinese, alla città di Gaza bombardata e oppressa in questi giorni. TAP è un consorzio multinazionale ormai tristemente noto e vuole far sbucare un gasdotto che arriva dall'Azerbaigian fin qui sulle nostre coste per portare del gas alquanto inutile in Nord Europa. Senza aver chiesto nulla, nessun permesso, nessuna considerazione, nessuna opinione a chi questo territorio lo anima e lo vive tutti i giorni. Quindi sicuramente uno dei nostri argomenti è l'autodeterminazione dei popoli, esattamente come l'autodeterminazione in Palestina. Ci dicono che è strategico, ma nessuno ancora ci ha spiegato chi, dove, quando e perché lo ha deciso che sia strategico. Strategico era anche l'Ilva a Taranto, Cerano a Brindisi e l'Enichem a Manfredonia. Sappiamo benissimo che ci hanno lasciato soltanto dispiacere e lutti in quasi tutte le nostre famiglie. Invece per noi è strategica, come dicevo prima, l'autodeterminazione e non può soccombere una piccola economia fatta di pesca, agricoltura e turismo e bellezza soprattutto all'interesse del profitto, ancora solo e all'interesse del profitto di pochi noti. Abbiamo altri modelli di sviluppo a cui guardare, sicuramente molto più sostenibili. Oggi TAP tenta di comprare gli eventi in questa terra, tenta di infiltrarsi nelle pieghe quasi centenarie, secolari della nostra terra, ma qui al So What non ce l'ha fatta, ragazzi. Il So What è una festa No Tap e per questo va un grossissimo applauso. Ieri abbiamo ricevuto il buongiorno da parte del comitato in Grecia anti-TAP e questo è il senso che questa battaglia sta diventando sempre più grossa e ci dice che TAP non la vogliamo né qui e né altrove. Grazie a tutti, buonasera, buona musica. Ciao Mauro. Grazie Mauro. Bene, il So What Festival non è solo musica, ma è anche musica e quindi torniamo alla musica. Abbiamo adesso un ospite che, come dicevo prima, è davvero molto molto atteso, guarda, stanno tutti brillando mentre c'è il sound.